Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Anziana fa arrestare medici infedeli che le avevano chiesto 100 euro per una prestazione odontoiatrica gratuita ai domiciliari tre sanitari dell'ASPA di Palermo. Caso apostolico il ministro Nordio, non ho disposto un'ispezione, non ho avviato un'azione disciplinare nei confronti del magistrato, smentita anche la presunta confessione del carabinieri, ritenuto l'autore del primo video che riprende la giudice alla manifestazione anti-Salvini. A Palermo domani l'inaugurazione del molo Trapezoidale alla presenza di Mattarella. Intanto arriva la richiesta di SOS Ballarò perché il Presidente visiti il quartiere Laboratorio che fa i conti con lo spaccio di crack, il degrado e l'assenza dei servizi. Sale la preoccupazione dei sindaci delle isole minori dopo l'annuncio di Caronte Tourist che non può assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio a pieno regime per il sequestro delle navi. A Catania abbiamo registrato l'esasperazione dei residenti per le montagne di spazzatura nella zona del cimitero e a Siracusa di scariche abusive a Santa Panagia, rifiuti anche a due passi dal Tribunale. Calcio, il pari Casalink nuovo per il Messina, raggiunto sull'1-1 dalla Casertana. Domenica contro la Juve Stabia, il Catania cerca la svolta dopo l'opaca prova con il Latina. Buonasera, eccoci a Sicilia 24, benvenute benvenuti. e benvenuti. Dunque lo sentivate dai titoli, 100 euro per riparare protesi. Sono stati arrestati così tre sanitari dell'ASP di Palermo, un odontoiatra, un odontotecnico e un infermiere. Tutti accusati di concussione. A denunciarli un'anziana paziente. Marco Gulla. Hanno preteso il pagamento di 100 euro da una donna di 89 anni per ripararle la protesi dentaria, una prestazione sanitaria che la donna avrebbe dovuto ottenere gratuitamente. Per questo un odontoiatra, un odontotecnico e un infermiere dell'ASP di Palermo sono stati arrestati e messi ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Mezzo Monreale in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP su richiesta della Procura di Palermo. I carabinieri avevano organizzato la trappola, hanno fotocopiato le banconote quando l'anziana, le ha consegnate, sono intervenuti per bloccare i tre sanitari. Così il 26 luglio scorso i carabinieri ritengono di aver raccolto la prova chiave della concussione che è costata gli arresti domiciliari ai tre indagati. Le cure dovevano essere gratuite per esenzione e invece all'anziana sarebbero stati chiesti soldi senza ricevuta da consegnare all'esterno della struttura sanitaria per la precisione vicino al pannellaro. L'anziana è stata al gioco, ma aveva già raccontato. Tutto tutto al figlio. Così è scattata la denuncia ed è stato predisposto un servizio di osservazione. È stata lei a raccontare ai militari che quel pagamento in contanti, senza ricevuta e fuori dai locali dell'ASP non la convincevano. Mi sono sempre rivolta all'ASP e non ho mai pagato, ha detto. L'ASP di Palermo si costituirà parte civile. Se le accuse dovessero essere confermate, ci troveremmo di fronte ad un aberrante sistema di malaffare, ha detto il commissario straordinario dell'azienda sanitaria Daniela Faraoni. Saranno attivati. Immediatamente i procedimenti disciplinari del caso, riservandoci di agire in tutte le sedi competenti. Voltiamo pagina a polemiche senza fine a Catania l'indomani del secondo provvedimento del giudice apostolico che dice no al trattenimento di altri quattro migranti, tornando a contestare la legittimità del decreto CUTRO. Voci incontrollate di una ispezione disposta dal ministro Nordio, ma il ministro di smentisce è precisa. Sentiamo Maglio Viola. Non ci sarà nessuna ispezione al Tribunale di Catania né alcun provvedimento è stato richiesto nei confronti del giudice Yolanda Apostolico. La precisazione arriva da Ministeri e CSM dopo la diffusione di notizie in questo senso. A seguito di quattro interrogazioni parlamentari, essendo doveroso rispondere, ho dato mandato alle articolazioni competenti del Ministero di acquisire articoli di stampa e pubblicazioni sui social media relativi al giudice di Catania Yolanda Apostolico. Non si tratta di un accertamento ispettivo né tantomeno dell'avvio di un'azione disciplinare. Il ministro della giustizia Carlo Nordio. Parimenti, nessuno ha richiesto l'avvio di una indagine sul giudice al CSM che è stato invece investito da 13 giudici toccati di Catania della questione di protezione del magistrato. All'indomani del secondo provvedimento con il quale la giudice respinge il trattenimento di altri quattro migranti, continuano dunque le polemiche tese a portare l'attenzione su temi diversi dallo scontro giudiziario sulla legittimità del decreto Cutro e dallo scontro politico sulla partecipazione del giudice nel 2018 ad una manifestazione contro il ministro Sant'Agostra al al porto di Catania. Intanto il ministro dell'interno, Piente Dosi, torna a ribadire che la vicenda del video è all'attenzione della procura, mentre l'avvocato del carabiniere, indicato come l'autore, nega che questi abbia mai confessato. Il mio assistito non ha confessato nulla e di conseguenza non può aver ritrattato, dice l'avvocato Cristian Petrina. Ieri il sindacato dell'arma, Sim, aveva smentito che un militare avesse confessato di aver girato il filmato. Peraltro, spiega Petrina, esperto di diritto militare, in questi casi ci sono delle procedure previste dalla normativa militare da seguire e invece non ci sarebbe alcuna relazione di servizio sulla vicenda. Domani le autopsie sui corpi di Salvatore Roberto Scamacca di 47 anni, ucciso a colpi di pistola il 10 ottobre a Val Guarnera, e di Nunzia Rena, 86 anni, morta dopo essere stata investita dall'auto della vittima subito dopo l'uccisione. Le forze dell'ordine in queste ore cercano Guglielmo Ruisi, di 51 anni, imprenditore edile, fuggito subito dopo l'omicidio. Ruisi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe voluto vendicarsi di un'aggressione verbale subita dal figlio proprio da Scammacca nei giorni precedenti l'omicidio. Adesso torniamo a Palermo, caro Presidente Mattarella venga a Ballarò e l'appello del comitato SOS Ballarò che ha inviato al Presidente della Repubblica di, per fare un giro a, nel quartiere e constatare di persona i tanti disagi dei residenti. Marco Gullà. Gentile presidente Sergio Mattarella, le scriviamo questa lettera aperta a nome dell'Assemblea di OSOS Ballarò. Inizia così la missiva che il Comitato, che da anni lotta per la tutela di Ballarò, ha scritto al presidente della Repubblica che domani sarà a Palermo per l'inaugurazione del nuovo molo trapezoidale al porto uno spazio per l'attracco di yacht. A meno di un chilometro dal porto però, nel quartiere Ballarò, lo scenario è quello che vediamo nelle immagini, dei rifiuti ai veicoli che sono ormai la casa dei dipendenti di Crack. Qui si muore. Nella lettera del comitato si invita il presidente Mattarella a visitare appunto Ballarò. Come a Palermo si riesce a fare lustro per accogliere eh, yacht di lusso, turisti internazionali ed è una cosa a cui noi naturalmente teniamo l'accoglienza per tutti e tutte, vogliamo far capire che in questo momento comunque ci sono quartieri che subiscono dei grandi disagi. Disagi che portano da, si portano avanti da anni e purtroppo molto spesso eh, non si viene ascoltati. Dal crack ai rifiuti che invadono il quartiere, incontriamo anche un residente di Ballarò. E alla domanda: cosa direbbe in questo momento al presidente Mattarella? Questa è la risposta. Presidente Mattarella, voglio dire una, soltanto una cosa: anziché di andare a fare le visite in via Maccheda, ai porti, l'unica cosa che l'accoglieremo anche noi è di venire in questo quartiere perché siamo molto disagiati. Manca tu manca dopo scuola per i bambini, Alcune, noi, io faccio catechista, li teniamo noi stretti ai bambini, perché purtroppo questo è il quartiere, nessuno ci ascolta una lettera, una nessuno niente, fanno finta di niente, gli chiederei soltanto una cosa, di farsi giro con me solo, ah, senza ascolto io e lui, tutti e due a braccetto come il nipote e il nonno. Faremmo il giro gli farei vedere io come siamo in questo quartiere. Da anni chiediamo che lo Stato faccia la propria parte. Questo un altro passaggio della lettera indirizzata al Presidente Mattarella. La politica secondo lei si è un po' dimenticata di questo quartiere, sorella? Allora, ehm, io non posso dire che si è dimenticata ma che non sia tanto presente. È un fatto, è un fatto. È, sai si mettono in vista le cose belle più che e io credo che dovrebbero essere un po' più vicine perché queste persone sono nostri fratelli e sorelle e ce li abbiamo qui a portata di mano e penso che sarebbe una cosa bellissima se il presidente venisse a incontrare anche queste persone perché loro sono in Italia, sono italiani, sono la nostra gente un ventenne sfuggito ieri all'Operazione Malerba dei carabinieri di Catania contro un'organizzazione che gestiva lo spaccio a San Giovanni Galermo è stato arrestato a Librino. Il giovane era destinatario di un'ordinanza per i minorenni perché all'epoca, dei fatti, non era ancora maggiorenne. Il ventenne è indagato per spaccio di sostanze stupefacenti e l'Operazione Malerba ha così azzerato la rete di pusher di cocaina, marijuana e crack vendute in quattro piazze di spaccio in via Capo Passero. Cambiamo ancora argomento allarme per i sindaci delle isole minori siciliane dopo la notizia che Caronte e Tourist non potrà garantire i collegamenti per il sequestro delle navi. C'è preoccupazione soprattutto per il rifornimenti di beni di prima necessità. Francesco Triolo. È di nuovo caos per i collegamenti tra la Sicilia e le Isole Minori e la preoccupazione dei residenti è tanta. A rischio ci sono i rifornimenti di merci, gas, gasolio, benzina, derrate alimentari, medicinali. Caronte Tourist ha comunicato ieri pomeriggio alla Regione la decisione di non effettuare i collegamenti. Allo stato attuale ha scritto la società è impossibile assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio. Poche parole per declinare l'invito dell'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, di garantire i trasporti collegatori isole minori, Eolia, Egadi, Ustica e Pantelleria come estensione della convenzione col Ministero dei Trasporti. Una decisione figlia della risoluzione anticipata per impossibilità sopravvenuta dei contratti con la Regione dallo scorso maggio. La compagnia armatoriale sottolinea come ad impedire l'assunzione di nuovi impegni in una situazione comunque delicata e complessa è stata un'ulteriore iniziativa della Guardia di Finanza d'intesa con il pubblico ministero, che ha disposto il fermo delle navi, che ha visto sequestrare un'ulteriore somma di denaro di 2 milioni e 800 euro, che la regione si accingeva a pagare all'azienda messinese per i servizi resi nel secondo trimestre del 2023 per i lotti relativi a pantellerie e alle pelagie non interessate dal procedimento penale, al contempo liberando l'equivalente valore di una delle navi sequestrate, Elga, Ulisse e Bridge il cui utilizzo è rimasto comunque inibito. L'istanza è stata respinta dal GIP il 9 ottobre e ciò ha determinato, scrivono ancora gli amministratori Caronte e Turisti Isole Minori, una situazione di incertezza circa gli sviluppi del sequestro che impedisce di svolgere il doveroso monitoraggio sull'andamento economico finanziario dell'impresa e adottare le decisioni gestionali imposte dalla normativa e dal dovere di diligenza e prudenza. Sino al 31 marzo quindi restano garantiti solo i collegamenti del Bando Nazionale, sei corse per le Pelagie, 2 alla settimana per tutte le isole Olie, 4 sino ad Alicuti, 2 sino a Stromboli. 6 sino a Salina, 6 le corse tra Palermo e e 6 da Trapani a Pantelleria. E intanto stamattina i sindaci delle Isole Minori hanno fatto il punto della situazione nel corso di una videoconferenza per decidere anche quali azioni intraprendere. È arrivata proprio la decisione dei sindaci delle isole minori siciliane, parliamo di Ustica, Eoli, Ega, di Pelagio e Pantelleria, che chiedono l'intervento dei governi nazionali, nazionale e regionale per ripristinare in tempi celeri i collegamenti marittimi integrativi interrotti da ieri a seguito della rinuncia della compagnia Caronte Tourist. Quanto sta accadendo, dicono i sindaci, crea una situazione di disagio e incertezza soprattutto tra la popolazione locale che subisce ritardi nell'approvvigionamento dei generi di prima necessità. Una breve pausa, torniamo con altri servizi. Questione rifiuti a Catania, oggi vi mostriamo il degrado di via Calliope e viale regione siciliana dove i cittadini esasperati lanciano un grido d'allarme. Tonino De Mana. Ad osservarla da lontano sembra una discarica ed invece è una strada, tra l'altro impercorribile perché invasa da rifiuti, mobili, divani, scarti edili, elettrodomestici e l'immancabile Ethernet. Una delle zone franche di Catania è via Calliope dove ogni angolo è utile per scaricare spazzature e non solo. Decine le segnalazioni che arrivano al nostro numero di WhatsApp 342-7455005 e che sono concentrate in questo tratto di strada che costeggia il cimitero. Questo cartello l'ho messo io per evitare di fargli buttare la spazzatura alle persone. Ed invece? È, è servito poco perché alla fine i risultati sono sempre questi. Nonostante io abbia preso i bidoni al comune e mi sono registrata per fare la raccolta differenziata, eh, un bidone mi è stato rubato, quello dell'umido, con tutta la catena legata al mio cancello di casa. E nonostante ciò non mi vengono a prendere la spazzatura. Io rimango con la spazzatura davanti casa, io non so più che cosa fare, a chi rivolgermi. Ho fatto tante segnalazioni, tante denunce, ma nessuno viene a raccogliere la spazzatura davanti casa mia. Qualcuno l'ha definita zona franca, eppure da queste parti ci sono le telecamere fatte installare dal comune, ma che anche queste non funzionano. Nessun segnale arriva alla centrale della polizia municipale e mai arriverà se non verrà superato un intoppo burocratico che a quanto pare risale al commissariamento del comune di Catania. Noi abitiamo lì. Via, viale della Regione Questa estate ha preso tutto a fuoco La spazzatura non se ne può più Perché noi paghiamo Vengono persone da fuori e buttano la spazzatura Non dico solo spazzatura Ma anche mobili Di, di ogni genere Alle sue spalle c'è di tutto Non c'è solo spazzatura sì, sì. Ma c'è materassi, sì, televisori, divani sì, sì, eh, Materiale edile, eternit Soprattutto sì. eternit che è altamente cancerogeno Sì, sì, questo sì Anche da noi lo buttano Anche da noi, però non sappiamo chi è perché ci vogliono le telecamere? In realtà la telecamera davanti a lei c'è, però non è funzionante. Ecco, non funziona. Via Calliope si può considerare una strada secondaria, ma basta girare l'angolo e si arriva in via alla Regione Siciliana, decisamente più grande e trafficata, ugualmente sporca e deturpata. Restiamo in argomento. Abbiamo fatto un giro tra le discariche abusive del rione Santa Panagia-Siracusa. Tante le segnalazioni dei residenti stanchi di questa situazione. Rifiuti anche a due passi dal tribunale. Francesco Aloi. Partiere che vai, discarica abusiva che trovi. Qui siamo nel popoloso rione Santa Panagia, Siracusa. Nemmeno il vicinissimo palazzo di giustizia spaventa gli incivili. Tra i rifiuti ci sono pezzi di auto ma anche un albero di Natale. Situazione simile anche in via Ramacca, nello stesso rione. Questa è una discarica fatta apposta per la gente che viene dall'altra parte a buttare le cose qua. C'è di tutto, in effetti. Voglio, oh, guarda che c'è. Non lo so, cioè, se vengono qua c'è cioè una fuoco, succede danno sicuramente. Qualcuno ha rinnovato casa ed ha pensato di abbandonare qui il vecchio arredamento. Troviamo di tutto: gli immancabili materassi ed anche qualche televisore. Chi abita qui è stanco di vivere in questo degrado. Non se ne può più, tutti vengono e buttano tutte spazzatura, anche che non siano dalla zona. Li avete richiamati? Sì, sì, ma. Um... Parlando con voi ci rispondono anche male. L'abbandono è visibile anche lungo i marciapiedi: mancanza di pulizia ed erbace sono molto evidenti. Camminando ci mettiamo i piedi sulla sporcizia veramente dei cagnolini che nessuno le pulisce. E poi tutte le barce, tutte le bughe che ci sono, una sbadatamente può mettere il piede male e si può fare un danno. Non è una cosa bella da vedere, da vivere, più che altro. Spostandoci un po', ma restando sempre a Santa Panagia, troviamo questi contenitori per la raccolta degli indumenti usati. Nulla di strano se attorno non fossero ricoperti da rifiuti di ogni genere, anche copertoni di auto. Si fermano, rallentano con la macchina, buttano il sacchetto. A due passi, qua c'è l'isola ecologica, ma andate a buttare le. È la pratica che, qui come in altri quartieri ed in altre città, usano in molti, naturalmente tra gli incivili. Ed è così che in via Cireale, tra i cumuli, troviamo anche una sedia a rotelle. A microfoni spenti, i residenti chiedono fototrappole. Gli incivili vanno puniti, precisano. Una breve pausa e poi lo sport. Ricalcio pareggio 1-1 del Messina al Franco Scoglio contro la Casertana nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. I gol nella ripresa, vantaggio dei giallorossi con autorete di Anastasio e pari di Damian. Sentiamo. Il derby di Zemallandia tra Giacomo Motica e Vincenzo Cangelosi, ex allievi del tecnico Boemo. Finisce in parità e il Messina deve rinviare i suoi propositi di rilancio dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sorrento. La Casertana conferma di essere al momento la squadra col maggior numero di pareggi ben 5 in 7 giornate dopo quello al Franco Scoglio. Nel primo tempo meglio i Campani che hanno colpito un palo con Curcio mentre nell'altra metà campo è toccato a Venturi esibirsi in parate decisive su Emmausso e Plescia. Meglio il Messina invece nella ripresa e vantaggio al ventunesimo con Ragusa che è entrato in campo sei minuti prima sull'invito di Ortisi, calcia di sinistro ma sulla traiettoria decisiva la deviazione di Anastasio che spiazza Venturi. Il Guardalini alza la bandierina per un fuorigioco attivo di Plescia sul tocco di Anastasio, ma l'arbitro si assume la responsabilità della decisione e convalida la rete. Il Messina, come già accaduto con Cerignolo e Turris, non riesce a gestire il vantaggio e lo stesso Anastasio si riscatta al minuto 32 e taglia l'intera difesa avversaria con manetta e tropea fuori posizione, smarcando Damianne per il più classico dei gol dell'ex. Con sei punti e una partita da recuperare a Taranto, giallo Rossi in zona play-out e domenica arriva in Sicilia il Giuliano per un altro incrocio salvezza. Il Catania domenica rende visita alla capolista Juve Stabia e non avrà il sostegno del suo pubblico. I rossazzurri in cerca di un risultato importante per rendere meno tentennante l'avvio di campionato. Per il momento recupera solo Rizzo. Marco Carli. In casa della Juve Stabia non ci saranno tifosi del Catania, provvedimento già conosciuto da tempo e ora ufficiale. Il prefetto della provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Un fattore per una squadra rossa-azzurra che a Castellammare avrà altri ostacoli da superare. L'incontro con la capolista, prima di tutto, la Juve Stabia finora non ha mai perso e ha raccolto quattro vittorie e tre pareggi. L'ultimo martedì a Brindisi, 1-1 il punteggio finale con la squadra campana passata in vantaggio e subito rimasta in 10 per l'espulsione di Rom. Poi, dopo il pareggio del Brindisi, l'altissimo portiere Tiam, 2 cm, ha parato il rigore che poteva costare la prima sconfitta in campionato. Se aver avuto due giorni in meno per preparare la sfida del menti, spostata appositamente dal sabato alla domenica, può avere un peso per i campani, lo dirà il campo. Di certo, la squalifica di Romeo non è da poco, ma il Catania deve guardare a se stesso, le assenze purtroppo ci saranno ancora. Rizzo è pronto a tornare a disposizione. Si verificano le condizioni di Dubiscas, per il resto si dovrà ancora attendere, Livieri svolgerà. Degli esami per capire se rientrare in gruppo. Rapisarda tornerà a fine ottobre. Probabile dunque un 11 simile se non uguale a quello dell'ultima partita, visto che Bocci deve ancora scontare un turno di squalifica. E se in casa il Catane non decolla, in trasferta finora c'è stata la prova in colore di Monopoli e la fantastica vittoria di Caserta. I rossazzurri hanno dimostrato di soffrire chi si chiude e di giocare meglio con chi lascia spazi. La Juve Stabia in casa potrà concederne un ulteriore motivo per sperare e per dare un senso diverso alla stagione in vista di un Tour de Force che fra fine ottobre. E inizio novembre il recupero col brindisi dovrebbe giocarsi giorno 1, vedrà il Catania in campo praticamente ogni tre giorni. E ora la pallavolo con la presentazione del nuovo allenatore di Farmitalia Saturnia, Cesar Douglas Silva, il tecnico brasiliano guiderà gli atleti in Superlega Sentiamo. Grande soddisfazione essere qua, eh, voglio approfittare al massimo, da, da questa mattina abbiamo iniziato già a lavorare sempre cercando di chiedere una parola a quelli che sono già qui da un po' di tempo, anche per darmi già un contributo, per iniziare a conoscere tutti gli aspetti che sono importanti e per svolgere un, un bel lavoro. Ai ragazzi chiederò sempre di essere molto eh, disciplinato, credo che è una cosa che loro sono già naturalmente, di quelli che io già conosco. Eh, la determinazione no, per svolgere il lavoro in, in allenamento e poi portare questo giorno della partita, quando scendiamo in campo, eh, sono due, due, due cose semplici che secondo me loro hanno già e non sarà difficile di, di, avere, di vedere proprio queste caratteristiche, questi aspetti dentro di campo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per l'attenzione e buona serata.